Ci proviamo, d'altra parte riusciamo a fare tutto il possibile. È l'ora di finirla di farci morire come topi in gabbia. Se ne devono rendere conto, eppure anche il sindaco con gli assessori vivono in questa città. Questa è la manifestazione dell'Enel, prima ancora quando abbiamo fatto il referendum, e c'era parecchia gente. Siamo a protestare contro l'uso del carbone nella centrale Enel. Voglio dire che noi deriviamo dall'Unione Europea ed è per questo che è così avanzata a noi, voglio dire, prevede che indipendentemente dai limiti di emissione, considerando la specificità di un sito, il sindaco possa richiedere, come dire, misure più stringenti dei limiti di emissione, ma possa anche ad esempio dire che la combustione di un certo combustibile non è adeguata. Quindi il sindaco, ovviamente dimostrandolo, cioè sostenendo questa cosa con delle ricerche, con delle indagini, potrebbe dire: una centrale a carbone a Spezia non è possibile, voglio dire, che esista, no? Perché noi qui abbiamo una situazione, e adesso entro nel merito, abbiamo una situazione di tipo sanitario, ambientale, di impatti cumulativi degli inquinanti, no? Abbiamo il porto della Spezia, abbiamo i cantieri navali, abbiamo l'ex discarica di Pitelli, abbiamo inquinamenti presenti, passati e ahimè anche futuri, no? In questa cosa qui, voglio dire, non si può prescindere da questa cosa.